Buonasera a tutti, grazie per la vostra presenza. Siamo qui per la prima volta in Piazza Civella con la nostra compagine, Uniti per Tutti, con candidato a sindaco Pino Pascale. Prima che possa fare qualche dimenticanza non voluta presa dall'emozione, ringrazio chiaramente tutti voi, ringrazio Telediamante, ringrazio la famiglia che ci sta ospitando su questo balcone, e ci avviamo a presentare quelli che sono tutti i candidati della lista della nostra compagine. Francesca Amoroso, Emiliano Bianco, Antonio Cauteluccio, Luigi Cavalcanti, Italo Contatore, Popò, che noi comunemente conosciamo, Esposito Alfonso, Luisa Fabiani, Lombardi Aldo, Mauricio Yolanda, Sticozzi Costanza, Valente Romina, e ci sono anche io, Rossella Pagani. Ecco, brevemente, il nostro programma elettorale si pone ai vostri occhi come un nuovo patto sociale in cui ricercare unità e pacificazione, rivolgendo sguardo, visione e prospettiva di intenti verso obiettivi raggiungibili e alla portata delle nostre ambizioni, delle nostre potenzialità. Nell'ottica del concetto di unità fortemente voluta dal candidato Pino Pascale, ottica che abbiamo abbracciato noi tutti i candidati con grande entusiasmo, è incluso un concetto unico di territorio che comprende Diamante, Cirella e le contrade. Marcare continuamente ciò che involontariamente si vuole dividere, cioè continuare a dire Diamante, Cirella e contrade, per noi non vogliamo più farlo. Noi, quando parliamo di territorio, quando parliamo di paese, parliamo di un paese unito che comprende Diamante, Cirella e le contrade. Un territorio che è fatto di uomini, di donne, di giovani, di bambini, di ragazzi, che vivono tutti in una comunità unita. Tutti hanno delle esigenze diverse, dei bisogni diversi, ai quali noi tutti vogliamo rispondere indistintamente e vogliamo metterci al vostro servizio. Parliamo adesso di quelli che sono i candidati. Do loro la parola per cercare di snocciolare i nostri programmi e quelle che sono le loro idee. Per i 5 anni trascorsi è stato un punto di riferimento e di ascolto per i cittadini e le cittadine di Diamante, Cirella e Contrade. Impegno, passione e spirito di sacrificio sono i tratti che contraddistinguono la nostra candidata Costanza Sticozzi. Buonasera, buonasera a tutti. Ben ritrovati. Con tantissima emozione porgo il mio saluto a questa splendida piazza. È questa la terra che amo, dove ho deciso di lavorare, dove ho deciso di costruire la mia famiglia e dove ho deciso di crescere mio figlio. Profondamente orgogliosa di fare parte della vostra comunità. Ed è appunto da questa piazza, da Cirella, che voglio ripartire nuovamente, con amici che mi hanno accompagnato per 5 anni ed altri nuovi. Abbiamo formato una squadra forte che coniuga innovazione ed esperienza, fatta di donne e di uomini onesti, con la fortuna, o forse il valore aggiunto, di avere un capolista che è la massima garanzia di coesione e stabilità amministrativa, Pino Pascale. Bravo!
questa sera mi presento a voi per quella che sono, la Costanza di sempre, sicuramente non perfetta e con tutti i limiti che hanno tutti gli esseri umani, ma certamente leale e corretta, sempre pronta a dare una mano, sempre pronta ad ascoltare tutti, sempre pronta ad accettare consigli e critiche. Io penso che il migliore confronto democratico sia proprio il dialogo con i cittadini, parlare con loro, misurarmi con i loro problemi, con le loro aspettative, con le loro attese. Forte della mia esperienza personale, sono nuovamente pronta ad affrontare questo nuovo viaggio che ha davanti a sé ovviamente una salita, che dobbiamo percorrere uniti e insieme, perché solo con coraggio, forza, determinazione, spirito di servizio e umiltà si può arrivare in cima e creare una comunità veramente unita, dove ci si aiuta e si ci rispetta. Bravo! In questi anni abbiamo cercato di dare un volto più innovativo al nostro paese attraverso interventi, lavori pubblici, finanziamenti di notevole importanza. Naturalmente non dobbiamo dimenticare le criticità che abbiamo subito tutti a seguito della pandemia. Certamente c'è tanto da migliorare, c'è tanto da fare, c'è tanto da continuare a dare risposte ai nostri, al paese. E io ho effettuato il mio percorso, diciamo, politico-amministrativo per come è proprio il mio carattere, quindi con molta serietà ma anche con molta umiltà e senso di responsabilità. E continuerò a farlo portando avanti i valori che mi hanno condotto fino a qui, perché una buona amministrazione è quella che si basa su competenze, su capacità, su professionalità, e non perché è così che si risolvono i problemi, non di certo con proclami o peggio ancora con calunnie. Bravo. Questa sera vi offro la mia serietà ma anche la mia semplicità e magari le capacità di chi già ha amministrato, quindi vi chiedo di continuare a scrivere insieme a noi le pagine più importanti per il nostro paese e soprattutto facciamolo uniti, uniti per tutti, con Pino Pascale sindaco, per Diamante, Cirelle e le contrade, e che vinca il migliore, in questo caso che vinca il numero uno! Ha avuto la capacità di raggruppare in questa compagine una grande maggioranza di giovani, ma soprattutto ha portato nella compagine l'esperienza, la professionalità, ma anche persone, giovani del popolo che vivono a Diamante, a Cirelle e le Contrade, che sono in grado di portare anche le relative problematiche di Cirella, di Contrada, delle Contrade e di Diamante. Portando queste problematiche sicuramente si impegnerà a portare anche delle relative soluzioni. Da Cirella la nostra compagine si è arricchita di nuove idee, nuovi stimoli, grazie a chi, giovane, con tante ambizioni, ha deciso di non lasciarla questa terra e di restarci, investendo con sacrificio i propri sogni e le proprie idee, e che si augura possano concretizzarsi lavorando insieme, uniti, per il futuro di Diamante, Cirelle e le Contrade. Italo Contatore. Buonasera Cirella, che la festa abbia inizio anche qui stasera. Grazie a tutti. Mi presento, sono Italo Contatore. Abito in Contrada Riviere, o alle campagne come meglio credete, è lo stesso. Bravo. Sono passati molti anni dall'ultima volta che mi sono trovato in una situazione simile. Erano elezioni provinciali, era qualcosa di abbastanza diverso. Ricordo l'emozione di quella sera, l'emozione ce l'ho anche stasera. Ricordo la paura, ricordo l'ansia, il timore, quella stasera non ce l'ho,
perché a fianco a me ho i compagni di viaggio, di questo viaggio, e lì ci siete voi che ci darete la forza. Forza Cirella! Stasera, caro Pino, come dicevo, per me è una festa, perché vedo lì parte della mia famiglia, vedo lì amici, vedo lì conoscenti uniti, che saluto e ringrazio. Mi sento un privilegiato per poter parlare questa sera e ti ringrazio perché ci stai dando questa grande opportunità. Che dono fantastico è la parola, però Pino, io preferisco fare i fatti e già mi sono messo al lavoro, chi mi sta vicino lo vede ed è quello che faremo. In primis volevo dire alcune cose. Pensavo tra me e me di fare una campagna elettorale con toni bassi, volta alla pacatezza, però sono successe alcune cose, sono state dette alcune cose che non mi sono andate giù. In primis chi vuole spaccare la mia famiglia, la risposta è quella, eccola lì unita, lì uniti. Poi ho sentito parlare di Cirella, dei problemi di Cirella, descrivendola come il paese quasi più brutto della costa. Ma non vi vergognate, siete i primi responsabili di questa Cirella. Cirella è fantastica, Cirella è storia, Cirella è cultura. Guardate lì, io vedo lì i ruderi di Cirella, vedo la storia. È chiaro che possiamo fare tante cose, è chiaro che ci sono tante cose da fare, però Pino, io ti chiedo una cosa, no? Voi che avete amministrato per questi anni, noi vogliamo la verità, vogliamo sapere cosa ha fatto questa amministrazione per Cirella e stasera noi vogliamo la verità da voi. Poi sento parlare delle contrade, ormai è diventato uno slogan per tutti, Diamanti, Cirella e le contrade, è diventata una moda per 10 giorni ogni 5 anni, e non va bene questa cosa, perché le contrade vivono 365 giorni l'anno. Ho sentito parlare delle contrade come un luogo pericoloso, un luogo dove si esce solo per necessità. Ma contrade, ci siete stasera? Sì. Beh Pino, qualcuno è uscito dalle contrade. È chiaro, anche lì c'è molto da lavorare, no? Quando all'inizio abbiamo parlato con Pino della mia candidatura, io dissi, guarda Pino, candidando me sappi che non candiderai una singola persona, ma candiderai un popolo, perché io voglio essere la voce del popolo, la voce di Cirella, la voce delle contrade. È facile fare campagna elettorale dicendo delle cose che non funzionano, ma nessuno ha dato una soluzione. Come mai? I programmi elettorali non si fanno a parole, si fanno a fatti. La vostra voce è fondamentale. Alziamo questa voce ancora una volta. Prima di concludere, come detto, stiamo già lavorando su alcuni punti. Uno di questi è quello che ovviamente porterò più avanti possibile, è il comitato delle contrade, dove ogni contrada avrà un proprio referente, il quale sarà il mezzo per avvicinarsi il più possibile all'amministrazione, al centro del paese. Poi ho sentito anche parlare qualcuno del campo sportivo di Cirella. Beh, io ho già fatto un intervento sul campo sportivo di Cirella, l'amministrazione già è all'opera da quel punto di vista, è stato finanziato un bando per la progettazione, Antonio, come ricordavi tu. Per concludere, continuo nel ringraziarvi, voglio fare un appello, in primis l'appello lo faccio a te Pino.
Pino, portaci alla vittoria, Pino. Un altro appello, infine, lo faccio ai miei compagni di viaggio. Lottiamo! Lottiamo perché Diamante, Girelle e le contrade non possono avere un sindaco che non sia Pino Pascale. Ed infine l'appello va a voi. Girella, Diamante, le contrade, dateci fiducia. Perché il nostro obiettivo è quello di rendere Diamante unita, Girella unita, le contrade unite, uniti per tutti. Grazie a tutti. Grazie Italo. È la volta adesso di presentarvi una candidata che rappresenta davvero l'unione che noi stiamo portando, ovvero l'unione tra Diamante e Cirelle le Contrade. Di nascita nelle Contrade, al centro di Diamante, passando per il centro di Cirella dove è cresciuta, con i suoi sogni, con la sua professione. Oggi porta qui l'amore verso questo territorio e la speranza di vedere realizzare le sue più grandi aspettative con il progetto Uniti per Tutti. Professionalità e disponibilità sono i tratti che lo contraddistinguono nel suo quotidiano. Con noi e per voi Romina Valente. Cittadini, sono molto contenta di vedere così tanta partecipazione e sono fiera di trovarmi su questo balcone, un balcone storico, affiancata da una squadra di persone valide che come me crede nel progetto che sta portando avanti, una squadra di persone che vuole solo impegnarsi e lavorare per lo sviluppo del nostro paese. Dopo 10 anni ho avuto anche il piacere di ritrovare compagni di viaggio, Francesca, Antonio, con i quali ho condiviso le prime esperienze elettorali indimenticabili. E questa sera, di fronte a questa piazza, voglio esprimere tutto il mio orgoglio, perché a guidarmi, a guidarci, è un validissimo candidato a sindaco, un uomo che ama stare tra la gente, un uomo che ha iniziato ad occuparsi del nostro territorio già da ragazzo, territorio che ora conosce perfettamente. E ancora oggi, tutti i giorni, con impegno cerca di risolvere tutte le criticità che luoghi come i nostri possono presentare. Negli ultimi periodi passati a confrontarci, a discutere sulle attività da mettere in campo, ho avuto modo di conoscerlo meglio, di conoscere le sue idee, i progetti che vuole portare avanti per questo paese. Oggi posso dire con estrema franchezza e decisione che in questo momento storico-politico è l'unica persona adatta a rappresentare questa città. E io mi auguro con tutto il cuore che dal 10 giugno il nuovo sindaco sarà il nostro candidato, Pino Pascale. Insieme a lui abbiamo parlato a lungo di programmi, di iniziative, e attraverso incontri periodici con l'intera comunità abbiamo dato voce ai bisogni dei cittadini di tutte le età, amici che insieme a noi hanno contribuito alla stesura di un nuovo tipo di programma elettorale, aperto al confronto, aperto all'ascolto, aperto al dialogo. Non il nostro programma elettorale, ma il vostro piano di obiettivi, tutti fattibili e realizzabili. Nei vari incontri vi parleremo di cosa si può fare e soprattutto di come si possono raggiungere questi obiettivi. Ma partiamo da questo luogo. Il centro di Cirella ha evidentemente bisogno di una nuova immagine. Questa piazza ha evidentemente bisogno di un serio restyling, perché rappresenta il biglietto da visita di questo borgo, di questo bellissimo borgo.
che arriva a Cirella in primis entra in contatto con questo luogo e poi con tutte le altre bellezze storico-naturalistiche. E come in ogni casa, il luogo che dall'ingresso, diciamo, il luogo che accoglie, che dà, che invita l'ospite a mettersi comodo, il luogo che dà identità è proprio l'ingresso. Per questo motivo noi dobbiamo lavorare molto sull'immagine di Cirella, perché Cirella merita di avere una nuova identità, Cirella merita di avere una nuova vita che gli consenta di ritornare ai fasti di un tempo. Vi ricordate la vitalità di Cirella degli anni 80-90? Ormai da anni è evidentemente in totale abbandono, e quando parlo di anni non mi riferisco agli ultimi due o tre, ma ad oltre 40 anni durante i quali nulla è stato fatto per questa comunità se non gli interessi di pochi singoli, se non gli interessi di poche famiglie. Parlando di fattibilità, possiamo dirvi con la massima sincerità che il progetto di rifacimento di questa piazza è pronto. È pronto per essere messo in pratica e a breve, contestualmente, anche alla costruzione di un parcheggio che verrà realizzato nei pressi della stazione di Cirella, si potranno sistemare i marciapiedi realizzati addirittura nel lontano 87-88, quindi più di 30 anni fa. Strutture che oggi sono evidentemente poco fruibili per via di continue discese, risalite, scomode e per alcuni versi anche pericolose. Cirella ha diritto di avere maggiore visibilità e a breve l'avrà, perché presto si insedierà il commissariato di polizia che accenderà i riflettori su questa parte del paese. Cirella acquisterà il prestigio che merita, perché la presenza costante della Polizia di Stato sul nostro territorio significherà maggiore sicurezza e soccorso, maggiore ordine pubblico, ma anche luogo di disbrigo di tutte quelle pratiche di competenza di questo organo. Ben 55 poliziotti prenderanno servizio nel commissariato, e ciò ovviamente che cosa significherà? Significherà maggior indotto e quindi impatti positivi sulla relativa economia del paese. Si tratta ovviamente di una grandissima opportunità e i cittadini sono consapevoli di questa occasione. Quando mi capita di parlarne vedo solo e soltanto tanto entusiasmo. La decisione di posizionarlo nello stabile dell'ex istituto è stata, possiamo dire, obbligata, perché a Cirella non ci sono altre strutture simili in grado di accogliere un organo di tale portata, di tale importanza. Si è trattato anche, a mio avviso, di una decisione saggia per la posizione strategica di quell'immobile, immobile che con il tempo ha perso la connotazione di una vera scuola, però con tanta bravura si è riusciti comunque a ridestinarlo ad un altro ente pubblico e quindi a restituirlo all'intera comunità, passando dal Ministero dell'Istruzione al Ministero dell'Interno. Considerate che in altri paesi avrebbero fatto a gara per avere la nostra opportunità. Conosco molto bene le dinamiche che hanno interessato quella scuola, una scuola che non è mai riuscita a decollare veramente, le iscrizioni non sono mai state numerose, tanto che i bambini hanno sempre frequentato in una pluriclasse. E nel 2017, in un momento difficile per questo istituto che già da parecchi anni rischiava di chiudere, ho iscritto mio figlio in una prima elementare formata da solo due bambini. Qualcuno potrebbe chiedersi perché l'hai fatto. Si sa, abito al centro di Diamante, l'istituto dista pochi passi da casa mia. L'ho fatto perché speravo in nuove iscrizioni che avrebbero potuto significare la fine delle pluriclassi e quindi la rinascita di quella scuola. L'ho fatto perché sapevo di trovare delle insegnanti preparatissime che avrebbero smorzato tutti contro di una pluriclasse, grazie a Dio così è stato. L'ho fatto per dare un contributo sentito, sincero, ad una scuola in difficoltà e alla comunità di Cirella. Purtroppo, nonostante varie lotte promozionali portate avanti solo e soltanto da noi genitori, le iscrizioni sono diminuite e di lì a poco abbiamo dovuto spostare i nostri figli in altre scuole. Quindi è mancato l'elemento principale, cioè i bambini. Sono mancati i bambini.
Oggi lo stabile accoglie una sola pluriclasse di scuola materna, composta da circa 10 bambini, che verrà spostata e continuerà, lo ribadisco, continuerà l'attività didattica nei locali della delegazione, qui al centro del paese, quindi senza disagio alcuno per le famiglie. In tutti questi lunghi anni, parlo di decenni, non si è mai discusso dei problemi di questa scuola, non è mai stata fatta promozione, forse sarebbe servita, non lo so. Però non mi spiego come mai, qualche settimana fa, di punto in bianco, quando si è palesata la certezza della destinazione dello stabile al commissariato di polizia, quando si è percepita l'importanza storica di ciò che stava accadendo, qualcuno si è accorto che esiste una scuola a Cirella. Però allo stesso tempo questo qualcuno non si è accorto che in uno stabile ormai possiamo dire quasi vuoto, da più di 3 anni è in piedi una e una sola pluriclasse di scuola materna. Allora mi domando, perché proprio ora? Perché proprio alle porte di una campagna elettorale? Premetto di rispettare sempre le idee di tutti, ognuno di noi è libero di esprimersi, però mi chiedo, come si fa a non abbracciare l'opportunità di un commissariato di polizia cercando in tutti i modi di trovare intoppi, di trovare scuse, pur di denigrare a tutti i costi l'impegno di chi ha cercato di fare qualcosa di importante per la comunità? Sapete, cari amici, c'è sempre qualcuno che si diverte a creare conflitti, c'è sempre qualcuno che si diverte a creare spaccature, senza però pensare che questo atteggiamento non arreca danno alle forze politiche di turno, ma arreca danno al futuro di tutti i 5.040 abitanti di questo paese. Esiste un gruppo di persone, la voglio ormai definire una minoranza, che non vuole che il progresso venga portato avanti da qualcun altro se non da loro. Il problema qual è? Che non sono stati mai capaci di creare il progresso. Basta guardarsi intorno per capire l'impegno che in questi lunghi anni hanno dimostrato per questo paese. Cosa è stato fatto? Per queste persone nessuno deve avere spazio, per loro nessuno deve avere la libertà di agire, di creare, di pensare. Credono di avere ancora in mano il comando di Cirella. Cari cittadini, questi atteggiamenti denigratori a tutti i costi dimostrano che non hanno interesse per questo posto. Allora dateci il vostro supporto, dateci la vostra fiducia e vi dimostreremo cosa significa fare politica costruttiva. Vi dimostreremo che a noi interessa solo lavorare per il bene di tutti, perché a differenza della vecchia politica, quella che per partito preso deve dire sempre il contrario di ogni cosa, noi dialogheremo con le opposizioni, dialogheremo con le altre forze politiche presenti sul territorio e vi dimostreremo quanto è importante fare squadra se vogliamo crescere. Ci sono molte aree qui a Cirella che meritano la giusta importanza, il campo sportivo, la pineta, che vogliamo siano completamente dedicate allo sport. Crediamo in un paese che dà spazio ai bambini, ai ragazzi, ai giovani e meno giovani, e proprio per questo motivo riteniamo importante dar vita ad un centro aggregativo dove svolgere attività ricreative, attività culturali. Vogliamo valorizzare anche il patrimonio storico di tutta questa zona, con l'intento di aumentare le presenze proprio qui al centro di Cirella, dove c'è più bisogno di indotto. Nel convento dei Minimi rialzeremo il primo museo dei murales, porteremo la storia dei murales a Cirella. Il convento, che oggi è considerato una meravigliosa wedding location grazie al museo dei reperti archeologici che troveranno una naturale collocazione nelle stanze del convento, questo posto magico diventerà luogo di arricchimento culturale per turisti, per studenti e arricchimento economico anche per le casse dell'ente. Amici delle contrade, cari amici delle contrade, prima di concludere un pensiero profondo va a tutti voi. Sapete quanto io tenga alle nostre contrade, agli amici di una vita. Stasera ne vedo tanti e voglio ringraziarvi per il sostegno che dimostrate sempre
ogni volta che ci vediamo e non succede ogni 5 anni. Abbiamo tanti progetti che abbracciano vari ambiti, abbiamo delle priorità importanti di cui tenere conto. Il sistema fognario, dove ancora è carente o assente, per noi rappresenterà una priorità tra le priorità. La nostra attenzione sarà focalizzata sui servizi essenziali come l'illuminazione, la viabilità, e la pulizia delle strade continuerà in maniera assidua e costante. Cari amici, sono tanti gli obiettivi che possiamo mettere in campo e ve ne parleremo nei prossimi incontri che si terranno proprio nelle contrade, dove avremo la possibilità di parlare da vicino, di stare insieme. Mi avvio alle conclusioni per lasciare spazio ai miei compagni di viaggio. Prima di farlo vorrei sottolineare quanto per noi conti il rispetto, il dialogo e soprattutto l'ascolto. Queste 3 caratteristiche saranno alla base della nostra azione amministrativa. Cari cittadini, cari amici, non fateci mancare il vostro sostegno, perché solo con il vostro sostegno noi possiamo avere la forza di portare avanti progetti importanti, decisivi per il nostro paese. Solo con il vostro sostegno diventeremo forti come comunità, e il 10 giugno festeggeremo proprio qui, in questa piazza, Uniti per Tutti, Pontino, Pascale, Sindaco. Grazie, un abbraccio a tutti. Romina ha sottolineato quello che è il nostro intento di valorizzare, di portare a una risoluzione di quelle che sono le problematiche essenziali di Cirella, ma soprattutto delle contrade e di Diamante. Ma vogliamo sottolineare che noi vogliamo impegnarci anche in quello che è la difesa, la valorizzazione delle tradizioni, delle feste patronali del nostro paese, che sono il patrimonio della cultura del nostro territorio. Ci impegneremo quindi a fare in modo che, valorizzando questi eventi, possano essere motivo di aggregazione innanzitutto e di socialità, ma anche motivo, come ho detto anche a Diamante, per incrementare l'economia locale anche di Cirella, un modo per valorizzare anche le contrade con eventuali manifestazioni che possono essere contrade in festa, perché anche gli abitanti delle contrade che non possono raggiungere il centro abitato, che non possono raggiungere le zone centrali dei nostri paesi, hanno il diritto di divertirsi, hanno il diritto di vedere socialità e di aggregarsi, e noi ci impegneremo anche in questo. L'amministrazione uscente è un'amministrazione che si è trovata di fronte a un evento per tutti noi imprevedibile, che ha scosso la vita di tutti. Si sono insediati nel 2019 e chiaramente amministrare per 5 anni è un conto, amministrare quantitativamente per 2 anni e mezzo ne è un altro. Ma nonostante questo breve intervallo, questa amministrazione ha dimostrato di aver fatto tanto, non in chiacchiere, ma in fatti. E la persona che sto andando a presentarvi è una degli amministratori dell'attuale amministrazione. Lei, con tanta passione, con tanta emozione, perché è molto fragile fondamentalmente, con tanto impegno, è riuscita a fare una grande opera. Quando io vi dico cultura, turismo, spettacolo, lei è riuscita a far ritornare il Teatro dei Ruderi di Cirella palcoscenico non di un solo spettacolo estivo, ma centro dell'offerta turistica non solo di Diamante e di Cirella, ma dell'intera Riviera dei Cedri, punto di riferimento dell'intera Calabria. Con noi Francesca Amoroso. Dicendo buonasera a tutti, buonasera Cirella.
Sicuramente l'unica cosa che non ha cambiato rispetto a 5 anni fa è la mia ansia, la mia emozione. Quello sicuramente non è cambiato, quindi mi scuso nuovamente per questa voce, non veramente. Allora, innanzitutto mi corre l'obbligo di salutare una persona che inspiegabilmente, forse non è inspiegabilmente, è stato dimenticato nell'elenco fatto l'altra sera di persone che hanno contribuito alla crescita culturale e non solo del Borgo di Cirella. Quindi voglio veramente salutare affettuosamente una persona che era legata molto al mio papà e volevo salutare il professore Franchenrico che è qui con noi, che ha permesso la nascita, ma soprattutto la crescita dell'associazione Cerille e della manifestazione Calici sotto le stelle. Il mio comizio sarebbe dovuto essere un po' diverso, però sono state dette cose non vere su Cirella e soprattutto cose non vere sull'impegno dell'amministrazione uscente, a cui mi onoro di appartenere. Ho mantenuto fede insieme ai miei compagni all'incarico che 5 anni fa ci hanno dato i cittadini e non ho abbandonato la nave come altre persone. Sinceramente esiste solo un modo per confutare tutte le bugie che sono state dette su questo balcone l'altra sera e io faccio il contrario, ricordo Cirella com'era 5 anni fa. Perché nonostante l'emergenza, la pandemia, che si dimenticano tutti di nominare, e quindi una crisi sociale, economica mai avuto nel nostro paese, abbiamo messo in campo delle operazioni che stanno dando un nuovo volto a Cirella. L'ha detto già Rossella, ma io sono orgogliosa della rinascita del Teatro dei Ruderi di Cirella. 5 anni fa da questo balcone ho promesso che il teatro non poteva essere più mortificato, non poteva più ospitare un solo spettacolo in estate, perché ricordiamoci, 5 anni fa, quando noi siamo saliti su questo balcone, nell'estate corrente c'è stato un solo spettacolo al Teatro dei Ruderi di Cirella. Era diventato quasi un ingombro, quando ci siamo insediati nessuno sapeva cosa fare di questo Teatro dei Ruderi di Cirella. Era un luogo isolato e abbandonato. Beh, una cosa è cambiata rispetto a 5 anni fa, il teatro è diventato il fiore e l'occhiello dell'offerta turistica di Diamante, della Riviera dei Cedri e, permettetemelo di dirlo, dell'intera Calabria, perché non siamo secondi a nessuno. Io vi faccio solo alcuni nomi di questa stagione che vedrà, che sta per arrivare. Il 21 luglio ci sarà Russell Crowe, cioè non so se sapete, il Beniamino di Pino Pascale, il Gladiatore. Ci saranno Emma, la Mannoia, De Gregori, il Volo, eccetera. Quindi ditemelo, perché io non riesco a capire, ma non è cambiato nulla rispetto a 5 anni fa, Cirella? Il monastero era sempre chiuso, è sempre abbandonato quando noi ci siamo insediati, l'ha detto ieri Antonio, l'ha detto Romina, il monastero è diventata una delle wedding destination più importanti della Calabria e soprattutto è diventata una meta turistica di migliaia di visitatori a stagione. Allora mi chiedo, perché queste cose non vengono riconosciute? Perché non viene detto che c'è stato un cambiamento reale a Cirella? Perché, ve lo dico io, queste cose non le hanno fatte loro, le abbiamo fatte noi e quindi queste cose non possono essere dette. Perché quando io sento le persone parlare su questo balcone, sembra che ci vogliono addossare una politica di 30 anni che hanno fatto loro in altre vesti, ma non eravamo noi a governare Cirella 30 anni fa. Quindi invito i miei colleghi, quando salgono sui balconi, di ricordarsi da dove vengono e di ricordarsi chi sono, perché alle bugie non ci crede più nessuno. Hanno parlato di commissariato e ho sentito parlare su questo balcone una persona di Cirella che chiaramente ha detto: il commissariato non lo vogliamo. Allora non lo dovete dire a noi perché non lo volete, lo dovete dire ai cittadini di Cirella che hanno attività commerciali,
ai cittadini di Cirella che hanno immobili, che non possono usufruire non solo di un presidio di legalità, ma non possono usufruire dell'indotto derivante dal commissariato. Non dite che vengono gli extracomunitari con il commissariato, perché l'abbiamo sentito in questi giorni. Praticamente dicono che vengono gli extracomunitari, invece di avere più sicurezza ci sarà più delinquenza. Questa è un'ennesima bugia. Sono stata assessore alla pubblica istruzione in questi anni e ho ricevuto tantissime chiamate da parte dei genitori che non volevano più che i figli stessero in una scuola fatta solo di pluriclasse. Ne ho ricevute tantissime, ogni giorno ricevevo chiamate del genere e ricevevo chiamate arrabbiate perché loro volevano trasferire i loro figli. Una cosa è certa, noi non vogliamo le pluriclasse. Noi non vogliamo che i bambini di Cirella abbiano meno possibilità dei bambini di Diamante. Se questa è una colpa, allora datecela questa colpa. Noi vogliamo che i vostri bambini abbiano le stesse possibilità dei nostri bambini. Avete voi strumentalizzato la scuola, avete strumentalizzato i bambini. Cioè, non ho sentito mai tante parole quando la scuola di Cirella e andava a finire, perché non è che la scuola di Cirella è finita adesso, la scuola di Cirella è iniziata a finire da un po' di tempo, perché probabilmente alcune insegnanti si portavano gli alunni da Cirella in scuole che rischiavano di chiudere. Questo però voi non lo dite, dite che noi vogliamo chiudere la scuola di Cirella. La scuola di Cirella non verrà chiusa, verrà solo dislocata dalla sede in cui è adesso al centro del paese e verranno fatti tutti gli accorgimenti affinché gli alunni abbiano una degna scuola. Quindi, secondo me, ve lo dico, secondo me loro pensavano che noi dovevamo chiedere il permesso a qualcuno. Però ve lo dico con molta franchezza, noi il permesso non lo chiederemo a nessuno. Il permesso 5 anni fa ce l'ha dato il popolo, che vi ha mandato a casa e ha deciso che noi saremmo stati gli amministratori di questo territorio. Ragazzi, io non voglio più. Brava assessore! No! Un'altra cosa, se no mi dimentico, l'agrario non si tocca, levatevelo dalla mente, l'agrario non si tocca, è inutile che dite che il commissariato deve andare all'agrario, l'agrario non si tocca, perché l'agrario è un unicum nel nostro territorio, quindi l'agrario non si toccherà, fatemene una ragione, se noi vinceremo e sicuramente sarà così. Devo lasciare spazio ai miei compagni di viaggio, devo lasciare spazio a una persona importante per me che è qui al mio fianco, è una persona che cammina con me da 10 anni ed è una persona a cui io devo tanto. Devo lasciare spazio al capolista, perché è l'unico capolista che in 5 anni è stato in mezzo a voi. L'avete chiamato a tutte le ore del giorno e della notte e ha risposto, quindi è l'unico degno di fare il prossimo sindaco di Diamante, Cirella e le Contrade. Voglio dire l'ultima cosa. Allora, innanzitutto, prima di chiudere, volevo salutare una persona che è qui, una persona che non sta attraversando un bel periodo, ma che mi sta sostenendo come un padre, quindi volevo salutare mio suocero, il dottor Pasquale Crusco. Lo ringrazio. E volevo dire ai cirellesi che sono qui e a quelli che ci sentono, perché lo so che siete in tanti che ci sentite da casa, che l'8 e il 9 giugno è un referendum tra quelli che vogliono il progresso di Cirella, tra quelli che vogliono che Cirella continui a rifiorire, perché ha già iniziato a rifiorire, e quelli che mi vogliono tenere nell'oblio e nell'oscurità. Quindi l'8 giugno e il 9 giugno datevi una possibilità,
e votate la lista numero uno Uniti per te con Pino Pascale sindaco. Francesca ha anticipato quelli che sono gli interventi successivi. Io do la parola, quando io dico Antonio Cateuccio non mi viene altra parola in mente se non dire sul campo. Sarò ripetitiva, ma è la frase che lo rappresenta maggiormente, perché davvero questo ragazzo non solo negli anni di amministrazione, ma da sempre, da quando è sceso in campo politicamente, ha servito tutti noi, Diamante, Cirella e le contrade, costantemente. Con noi Antonio Cauterucci. Buonasera, buonasera a tutti. Come ho fatto a Diamante nel proporre questa nostra rivoluzione della continuità e nel chiedere alla piazza e alla popolazione il secondo tempo di questa nostra meravigliosa partita di governo, anche qui lo faccio ricordando le parole di Simone Sollazzo, che da questo balcone diceva di volerci negare questo secondo tempo. Ed io stasera percorrerò la storia del borgo di Cirella ricordando tutto quello che loro non hanno fatto in un campionato, non in un secondo tempo, in un campionato lungo 30 anni. In 30 anni di nulla. Come dicevo ieri sera a Diamante, è giusto smontare l'inganno e la favola del rinnovamento che la lista Nuova Era ci racconta in questi giorni nelle piazze della nostra città. Come dicevo, non si tratta di un gruppo, si tratta di una coalizione, di un'alleanza politica. Non esistono registi occulti, come diceva Francesco Liserre, tra l'altro secondo me smentendo anche la posizione di Simone Sollazzo. Esiste una coalizione politica, si ritorna sul piano della politica, ci sono degli alleati, questi alleati hanno delle responsabilità politiche che non si possono negare. Simone l'altra sera parlava della strada dei lidi, c'erano dei vasi che bloccano la strada. Simone, chiedi a casa chi ha messo quei vasi e avrai la risposta giusta e necessaria alle tue giuste domande. Ho sentito parlare, come dicevo ieri sera a Diamante, di manutenzione del verde pubblico. La prima cosa che ho fatto nel 2019 da consigliere comunale di maggioranza è stato andare ad aprire con forza la porta del convento dei minimi, che era abbandonato, avvolto dalle erbacce per 11 mesi l'anno, sconosciuto ai più. In 5 anni di lavoro, in 5 anni di programmazione, il convento dei minimi è diventato una wedding destination tra le più ambite di tutto il meridione d'Italia, creando, questa è un'altra cosa sconosciuta, anche un altro capitolo di entrata in bilancio per le casse del nostro comune. La punta di Cirella, sdoganata, ripetuta, richiamata mille volte, è bellissimo ascoltare i cittadini, soprattutto di Cirella, che mi ricordano in questi giorni, più lo dicono, che non è stata mai pulita e mai curata come è pulita e curata e accessibile e fruibile adesso a cittadini e turisti. E questo accade su tutto il territorio comunale. Devo dire che dalle altre liste mi stanno facendo la campagna elettorale dai balconi, perché più goffamente parlano di rifiuti, più goffamente parlano di verde pubblico, più goffamente parlano di manutenzione del territorio, più i cittadini si indignano e gli ricordano che per la prima volta in questi 5 anni avete fruito di un servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani che non ha creato un giorno di disagio in 5 anni. Per la prima volta,
La manutenzione del verde pubblico nelle contrade rurali non si fa il 10 luglio per essere puliti il 15 agosto, ma si fa periodicamente, ogni mese, ogni due mesi, ogni tre mesi, per renderle fruibili e accessibili tutto l'anno. Simone, non potrai avere il piacere e il privilegio di lavorare gomito a gomito, fianco a fianco con i nostri operatori dei servizi esterni, con le maestranze del verde pubblico, con gli operatori del settore rifiuti come ho fatto io, e non avrai il piacere di fare quello che io ho fatto a Ferragosto di 3 anni fa, quando inauguravamo il nuovo servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani. Mi sono messo i guanti e sono andato a raccogliere la spazzatura per godermi la scena dell'efficienza di un servizio. Continuerai a fare quello che hai sempre fatto, te ne andrai al mare. Non comprendo se non analizzando la costruzione politica della lista Nuova Era, come si possa essere ostili allo sviluppo di Cirella, perché la lista Nuova Era, o meglio vecchio inganno, come l'ho definito ieri sera a Diamante, il solito vecchio inganno, non vuole il commissariato, è tutto l'indotto che crea. Quindi è ostile a un presidio di pubblica sicurezza, non vuole l'investimento da 10 milioni di euro dell'ACI nel centro urbano di Cirella a cemento zero, non vuole il progetto di riqualificazione del campo sportivo di Cirella, vuole riprendersi dalla diocesi il convento dei minimi per fare cosa? E quando ascolto alcune obiezioni sulla apertura del commissariato, perché è giusto soprattutto a Cirella dare le giuste informazioni, e ogni giorno se ne inventa una nuova, io vi leggo e rallento per un attimo il mio comizio una comunicazione. Voi sapete bene che l'ultima castroneria che hanno provato a raccontarvi pur di impedire l'apertura del commissariato, e poi arrivo alla questione della scuola, così Simone al prossimo comizio ci farà i nomi e i cognomi di chi ha svuotato la scuola di Cirella portando i bambini a Maierà, portando i bambini a Belvedere, portando i bambini a Crisolia. Questa è una comunicazione di venerdì 5 aprile che proviene dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Per amministrare ci vogliono due cose: conoscenza degli atti e cultura amministrativa. Chi non possiede conoscenza degli atti e cultura amministrativa non può andare ad amministrare perché rischia di fare grossi danni e di essere ostile alla popolazione. Il venerdì 5 aprile il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ci comunicava, in riferimento alla richiesta di autorizzazione alla modifica di destinazione d'uso dell'istituto scolastico oggetto del contributo CSE 2022, quanto segue. L'avviso CSE prevede il finanziamento degli edifici di proprietà comunale ed in uso all'amministrazione richiedente. Il cambio di destinazione d'uso anche a titolo gratuito sembrerebbe confliggere con quanto regolato dall'avviso e per estensione interpretativa, in quanto il vantaggio, ovvero risparmio energetico derivante da profitti finanziati, non sarebbe più in favore del beneficiario originario del contributo, ma in favore di altro beneficiario. Successivamente alla pubblicazione dell'avviso, avendo ricevuto numerose richieste inerenti alla possibilità di finanziare interventi di efficienza energetica su edifici di proprietà dell'amministrazione comunale, utilizzati, come nel nostro caso, da altra amministrazione pubblica, ossia la volontà di indirizzare il finanziamento pubblico verso investimenti che comportino riduzioni della spesa energetica a carico dei comuni, con comunicazione inoltrata a tutte le amministrazioni comunali e pubblicata sul sito del Ministero in data 3 gennaio 2023, si è specificato quanto segue. In considerazione di quanto sopra, si chiarisce con la presente comunicazione che possono essere ammessi a finanziamento gli interventi di efficienza energetica sugli edifici di proprietà dell'amministrazione comunale adibiti ad uso pubblico e per i quali le stesse amministrazioni sostengono effettivamente i costi energetici. Dall'ambito di applicazione dell'avviso restano esclusi gli edifici gestiti da privati, quelli destinati a uso residenziale e quelli destinati ad attività economica. La sopra riportata interpretazione dell'articolo 2.1 dell'avviso è applicabile nel caso rappresentato da codesta amministrazione, nel caso in cui il comune si impegni, pur cedendo l'edificio ad altra amministrazione pubblica, a sostenere i costi energetici per il periodo indicato dall'articolo 71 del regolamento comunitario 1303. Le bugie si smentiscono con gli atti.
il commissariato di Cirella, individuato nella sua collocazione nel plesso scolastico dalla questura competente, nonostante il finanziamento CSE 2022 e la pannellatura fotovoltaica, può essere allocato in quella scuola. È stato autorizzato dal ministero competente il cambio di destinazione d'uso. Quindi chi osteggia l'apertura del commissariato muovendo questo tipo di obiezioni non vuole il commissariato, non vuole un presidio di pubblica sicurezza, non vuole l'indotto economico del commissariato, non vuole far risorgere Cirella. Ho ascoltato e mi avvio alle conclusioni. Simone Sollazzo attaccare l'associazione Cirella perché non era necessario parlare degli spazi del vecchio plesso scolastico e del materiale che vi è depositato. Il materiale depositato può rimanere lì fino a quando, come sta facendo questa amministrazione progressivamente, allorché esce il bando utile, non ci sia un finanziamento sovracomunale che ci permetta di ristrutturare quell'immobile. Non è necessario andare da questi balconi contro un'associazione, l'associazione Cirella, che ha lavorato su questo territorio, che è stata sostenuta da questa amministrazione e che per la prima volta nelle ultime due estati, in partnership con l'amministrazione comunale, ha portato dei risultati in termini di indotto economico, in termini di presenze nel centro urbano di Cirella. Ieri ho fatto una citazione cinematografica per descrivere la vita amministrativa di Francesco Bartolotti, citando il famoso film di Pippo Franco in cui alla giacca double fass bianca, azzurra e giallo rossa, il suocero della Roma e il consocio della Lazio scappa da una curva all'altra nel derby per accontentare il suocero e il consuocero, come ha fatto in questi 5 anni di vita amministrativa. Stasera invece concludo con un'altra citazione. Ogni maledetta domenica, film di Al Pacino, il discorso motivazionale di Al Pacino nello spogliatoio con i suoi giocatori di football. È il momento, soprattutto per questa porzione di territorio comunale, di risorgere o di morire. E questo avviene per un centimetro, lottando casa per casa, famiglia per famiglia, amico per amico, parente per parente. Raccontate tutto quello che vi stiamo dicendo in questi nostri comizi e nelle nostre piazze. Raccontate la nostra rivoluzione della continuità. Smentite la favola del rinnovamento che cercano di propinarvi ingannandovi, e non vi piegate a quella favola, e risorgeremo tutti insieme con Pino Pascale, sindaco. Le parole conclusive all'unico cittadino che per noi è stato in grado di presentare una lista Uniti per Tutti, che consegna un presente unito di Avante Cirella e con le contrade per un futuro migliore unito. Pino Pascale. L'ho fatto io, ho comprato le trombette, purtroppo. Bambini, avete ragione, però fatemi parlare e poi suonate quanto volete. L'ho fatto io, caro, scusate. In questa splendida piazza, in questa piazza storica, in questa piazza che ha dato la possibilità a tanti giovani di innamorarsi, che ha dato la possibilità a tanti giovani di divertirsi. Da questa piazza voglio lanciare un messaggio. Intanto fatemi salutare un uomo
che non lo so se volutamente l'altra sera è stato dimenticato nella citazione dei tanti personaggi importanti e storici di questo paese. Fatemi salutare il professore Franco Enrico. Fatemelo salutare, perché senza di lui non ci sarebbe stata la Cerille, senza di lui non ci sarebbe stato Calice sotto le stelle, diventato oramai un avvenimento internazionale, diventato un avvenimento su cui questa amministrazione ha puntato tanto, su cui il sottoscritto ha puntato tanto. Negli ultimi due anni, gli anni successivi alla pandemia, io ho fatto in modo che questa associazione, la Ceril, organizzasse l'estate cirellese, perché qualcuno si era dimenticato probabilmente che anche a Cirella esiste l'estate. E io guardavo prima l'orologio, scusa Gaetano se facciamo un poco tardi, lo so che tu sei abituato a non sentire rumori in questa piazza, tu sei abituato a sentire questa piazza in silenzio, a sentire questo paese in silenzio. Noi questo paese lo riporteremo ai vecchi fasti, perché lo merita, perché è un tutt'uno con diamante, perché è un tutt'uno con le contrade. Hai fatto in modo, l'altra sera l'avvocato Di Serre ha parlato di un muro fra me e mio fratello, al quale sono legato con un affetto imprescindibile dalle azioni politiche, al quale mi lega un affetto che ci ha fatto crescere insieme dalla nascita, come è giusto e come è naturale. Invece l'avvocato Di Serre ha voluto far pensare che fra me e lui ci fosse un muro. C'è un muro politico, sì. Io la penso in un modo, lui la pensa in un altro. Ma caro Gaetano, tu invece hai fatto in modo che questo muro fosse alzato fra Diamante e Cirella. Hai sfruttato il campanilismo, cercato di mettere uno contro l'altro. E quando io in una giunta storica parlavo della Cirellese e mi lamentavo di un qualcosa che in questi giorni e in questa campagna elettorale, vi dirò, avevano tentato di cacciarmi, altro che ribaltone per le poltrone, io ero già assessore, a me non serviva fare il ribaltone, ma mi ero opposto, mi ero messo di traverso al padrone di Cirella. Cirella vuole cambiare, Cirella ha una forza interiore, una forza che gli proviene dalla sua storia, che tu forse nemmeno ti immagini, caro Gaetano. E perché questa amministrazione ha puntato su Cirella, questo è il progetto della nuova piazza. Poi ve lo farò vedere a uno per uno, questo è il progetto della nuova piazza. La ristruttureremo tutta. Grazie Assessore Furiano per quello, per l'impegno che ci hai messo per arrivare a ciò. E da questa piazza ristrutturata partiremo e continueremo, perché Cirella ridiventi la Cirella di una volta. Bravo! Noi non siamo abituati a parlare con le chiacchiere. Avete fatto una lista, nuova era, ha detto giusto e bene Michele Trifiglio, voi siete nuova ira. Siete nuova ira e non avete nemmeno valutato che mezza voi c'è gente improponibile. E vi dico e vi spiego anche perché, ve lo spiego con le carte. Voi non vi potete fidare di persone che hanno ricoperto dei ruoli importanti all'interno di questa compagine, come il Presidente del Consiglio, che se
chiede il certificato di famiglia, lui abita a via Panoramica e la moglie abita a via Ibico a Diamante. Caro Presidente del Consiglio, non si truffa la gente, perché così significa che non vuoi pagare l'IMU, e l'IMU che non paghi tu viene ripartito dalla gente. Devi essere corretto se ti vuoi candidare. In quale casa, in quale delle due case hai preparato il golpe per mandarci a casa? In quale delle due case hai convocato i consiglieri comunali per arrivare al numero giusto per mandarci a casa? A casa tu ci andrai definitivamente, perché non sei degno di stare in una lista e non sei degno di amministrare, perché io ti avevo dato questa possibilità contro la volontà di tutti. Ti avevo dato questa possibilità contro la volontà di tutti. Ho pregato il sindaco, facciamogli fare il presidente del consiglio, perché è una sua ambizione, perché è giovane, perché è un ragazzo. Ecco il risultato, ecco il risultato. E poi mi dovrà spiegare da un anno, per due volte di seguito ha ripetuto che da un anno e mezzo sta organizzando questa lista, da un anno e mezzo però ti stai pigliando il compenso amministrativo per fare il presidente del consiglio. E non hai avuto nemmeno la decenza di mettere. E tu vuoi amministrare ancora questa città. Non è possibile che questa gente possa amministrare, non ci dovete credere. Come non dovete credere. Io ieri parlavo e ho detto che il capolista della lista nuova era, e poi no, era, non è un sostantivo, non indica un'epoca, indica un verbo, quello, il verbo del passato, e noi quel passato non lo vogliamo più. Grazie. E quando ieri parlavo del porto, comandante Schettino, come se il porto non l'ha voluto questa amministrazione, come se il porto, il sindaco Magorno ha fatto in modo che non si facesse. E quando ho detto che l'avvocato Ordine, al quale avevamo dato l'incarico di curare questo aspetto per l'amministrazione comunale, aveva fatto giustamente, come diceva José, come Schettino, che ha abbandonato la nave nel momento peggiore, quando noi combattevamo una battaglia per cercare di salvare il salvabile, e lo vedrete in questi anni che cosa succede anche sulla questione porto. Non dico niente perché sennò tutti quanti salgono su questi balconi e parlano del porto, però una cosa ve la voglio dire. Come potete pensare, perché poi mentre parlavo di questo è uscita una signora da un negozio sotto il balcone dove parlavamo a gridarmi: bugiardo, bugiardo, voi l'avete cacciato, come va dicendo anche lui, come vanno dicendo quelli della sua lista. Noi non abbiamo cacciato nessuno. Noi non abbiamo cacciato nessuno, avvocato Ordine. Tu te ne sei andato perché avevi in progetto il fatto di doverti candidare a capolista. E io non parlo, a differenza vostra, con le chiacchiere. Io parlo con i fatti. E poi anche su questo, appena scendo da questo balcone, chi vuole può venire a chiedermi lumi sull'operato dell'avvocato Ordine rispetto a questa vicenda. Scusate, vi leggo esattamente quello che lui scrive, in modo che io sono il bugiardo, io sono quello che dice fesserie.
Sotto altro profilo, d'altro canto, non può farsi a meno di rilevare come il contenuto della nota di cui trattasi vada inevitabilmente a compromettere il vincolo fiduciario originatamente connaturante il rapporto professionale all'atto di conferimento dell'incarico. Tale circostanza, pertanto, induce lo scrivente, avvocato Ordine, a rimettere il mandato professionale in parola con contestuale invito all'ente di procedere alla nomina di un nuovo legale in sostituzione del sottoscritto in relazione al procedimento di cui trattasi. Se voi mi dite come vi potete fidare di queste persone, allora io dico ai miei amici della lista: ragazzi, ritiriamoci, lasciamoli nel campo libero, facciamoli amministrare, perché sono persone coerenti, perché sono persone che a questo paese hanno dato tanto, perché sono persone che le abbiamo viste passeggiare tutte le sere qui a Cirella, come sono persone che le abbiamo viste passeggiare tutte le sere a Diamante, come le abbiamo viste spendere nei nostri negozi, come le abbiamo viste frequentare i nostri ristoranti. Io non vi ho visto mai, io, caro Achille, non ti ho incontrato mai nemmeno in un bar, nemmeno in un ristorante, nemmeno in un negozio di Diamante. Bravo. Che cosa gli vuoi dare a Diamante? Che cosa gli vuoi dare? E poi parlate della famiglia Pascale. La famiglia Pascale ha dato 82 murali e si è regalato al comune di Diamante. Bravo. Le ha regalate sulla propria pelle. Non troverete mai una fattura intestata al comune di Diamante da parte della famiglia Pascale per l'operazione Murales. Per un mese abbiamo avuto ospiti nel nostro hotel 82 pittori e siamo orgogliosi di averlo fatto, come era orgoglioso mio padre di averlo fatto. Questi sono i fatti, non le chiacchiere. Volete cambiare, volete rinnovarvi, con chi volete rinnovarvi? Volete rinnovarvi con qualcuno a cui dovete qualcosa qui a Cirella e con qualcuno che dovete qualcosa a Diamante? Dovete essere liberi, liberi, come lo sono stato io da quando ho iniziato a fare politica, avevo 27 anni. Nessuno mai mi ha detto quello che dovevo fare o quello che dovevo dire, perché ho le spalle larghe. Ho le spalle larghe, dove voglio caricarmi tutta la responsabilità dei prossimi 5 anni per cambiare Diamante, per cambiare Cirella, perché io non consentirò a nessuno di bloccare un'operazione di 10 milioni di euro, perché con la stradina privata dovete scendere a mare. E i cancelli dell'autostello ACI saranno aperti. Mi dovete spiegare come mai le due attività, quella dell'amico Lucio e quella dell'amico contatore, non sono venute a lamentarsi al comune, perché sanno che non è vero quello che dite, che i cancelli saranno chiusi. Perché avete tolto la possibilità, o volete togliere la possibilità a questa città di avere migliaia e migliaia di turisti come li aveva negli anni importanti di questa città. Noi cattedrali nel deserto, mausolei non ne terremo. Me li ho comprati, però. Noi mausolei fermi non ne terremo. Come non consentiremo a nessuno. 7 anni fa ci fu una richiesta per fare il raduno regionale degli scout. Sapete cosa è stato detto al capo scout di Diamante? Perché volevano utilizzare per montare le tende l'ex campo sportivo di Cirella. Non dovete parlare con me, dovete parlare con il guardiano del Lido che c'è di fronte. Ma state scherzando, secondo voi questa amministrazione, la prossima che verrà capeggiata da me, consentirà
a uno che è proprietario di quattro lidi di appropriarsi anche del campo sportivo di Cirella. Ma voi siete pazzi! Voi siete pazzi! E vado alle conclusioni perché... E vado alle conclusioni perché non voglio tenervi incollati qui, perché forse vi abbiamo anche tediato con quello che abbiamo detto. Ma noi, ve lo garantisco, siamo i custodi della verità, siamo i custodi della legalità, siamo i custodi del buon governo. Siamo quelli che a questo paese, a Diamante e alle Contrade, vogliono ridare autonomia, libertà di pensiero, voglia di rinascere, voglia di ricrescere, voglia di ridere, voglia di incontrarsi, abbracciarsi e stringersi le mani. Perché è così che si amministra un paese. Non si amministra con gli odi, non si amministra con gli steccati, non si amministra con i muri, non si amministra con le divisioni familiari. Questa città va amministrata, va voluta bene, va accarezzata da queste donne, da questi uomini, da questi ragazzi, da questi giovani che ho io orgogliosamente nella mia lista. Viva Diamante!